Catania Giovanni Zito. Ciao Giovanni. Ciao. Ciao. Ciao, come Ciao stai? Roberto. Bene, grazie. Tu? Bene, bene. Che tempo fa lì da te? Ma quando sono rientrato a casa dal lavoro c'erano 20 gradi, erano le 16 circa. Caspita, che roba di lusso. Noi qui stamattina eravamo a meno 2, capito? Una giornata particolare oggi, dai. Anche per noi, ma io preferirei essere lì in Sicilia. Ma il mare com'era? Tu che sei. Allora, sappiamo tutti che comunque Catania è sul mare, ma tornando dal lavoro l'hai visto o no? Sì, l'ho visto. Mare calmo. Mare Perché calmo. c'è venti da ponente che qui escono come venti da terra. Cioè, spiana, sottocosta è spianato proprio liscio liscio. Insomma, è stato un peccato andare a lavorare, dovevi andare a pescare oggi. Ma sai, io il periodo invernale non sono propenso ad andare a pescare, sarà l'età. Ci vado poche volte, qualche spigolata e non è il mare per andare a spigole. Cioè, non mi viene il senso di nostalgia, anche se lo guardo. Sei come Pippo Lobaido, anche lui siciliano mi ha detto no, io d'inverno non ci vado a pescare. Ma eppure non sento freddo, io non ho la percezione del freddo, proprio freddo. Difatti uso sempre mute sottili, no? Anche in inverno, non metto mute pesanti. Però è proprio, non lo so, l'atmosfera, non so che dirti, proprio non mi attira proprio queste giornate. Infatti se potessi io le salterei, gennaio, febbraio, marzo salterei. Ripartirei da aprile. Da aprile è il periodo in cui ti ci dedichi, insomma, da quando torni a pescare. No, aprile l'ho dovuto dire per forza perché è il mese in cui sono nato, perciò ho detto vabbè, salta anche l'anno che sono il mese che sono Senti, ma a proposito di nato, tu sei nato a Catania, sì? Sei Sì, catanese. sono nato a Catania, sì, nel 61, 61. 1961. Hai un anno più di me, siamo coetanei. Ma senti, Non per so, uno che più nasce vecchio, no? è un po', ma non tanto. Non è escluso comunque, cioè non è detto che perché uno nasce al mare vada a pescare. Tu Questo è vero. com'è andata la tua storia? La mia storia è andata che in pratica la colpa è di mio fratello, perché lui aveva l'attrezzatura, avevamo uno stabilimento balneare qui a Catania, avevamo una cabina e lui lasciava il fucile, la maschera, li lasciava in cabina. E allora io all'età di 10 anni, 11 anni, un giorno non so che mi è passato per la testa perché non ci andavo, ce l'avevo sempre a portata di mano, non ci andavo. Ho detto va bene, ora scendo in acqua col fucile, la maschera, il tubo e sono andato in acqua, però non riuscivo neanche a caricare il fucile, che era uno dei vecchi fucili a molla, io ero piccolino, perciò però sai, con la fiocina mi stavo lì sotto costa, un paio di metri di fondo. E quando mi sono ritirato, che sono passato un'ora, sono stato in acqua un'ora, mi sono ritirato, c'era mio fratello, 9 anni più grande di me, che mi ha pestato, come si suol dire, una volta si poteva fare, no? Eh sì, beh. Allora è scattato in me quella molla di, non lo so, tu me lo chiedi e io lo faccio lo stesso. Giusto. Ho iniziato, diciamo che ho iniziato a 12 anni, con i miei genitori erano d'accordo. Sono comprato il primo fuciletto e andavo a Polpi e poi è stata un'escalation. Poi ho abbandonato la pesca a basso fondo e poi è andato. Perché tu hai iniziato a pescare così, poi però tu sei famoso per essere stato uno molto forte nelle franate, perché suppongo che in Catania ci sia tutta la frana, siano franate. Sì, da noi è solo frane. Sono frane. Come si pesca? Allora, dai, entriamo un attimo nel discorso serio. Come si pesca in frana? È un po' come in parete? No. Allora, come si pescava? Ti dico, come si pescava una volta e come si pesca adesso. Ok. Allora, una
il pesce lo vedevi fuori, scendevi, magari si allontanava, si intanava e tu lo prendevi se riuscivi a prenderlo, magari quando si infilava in tano. Ora invece diciamo che devi usare accorgimenti tipo l'agguato, principalmente l'agguato, pure la caduta quando peschi un po' più fondo. Se no, non lo becchi il pesce. Il basso fondo è schizzato, si Certo. infila nei buchi e non lo trovi più. Devi anche saper approcciare il buco, la frana, devi saper approcciare, devi capire dove potrebbe essere il pesce, perché non, con tanti buchi a disposizione devi capire quale guardare, non puoi guardarli tutti quanti. Certo, quindi diciamo che la pesca infranata poi si traduce in una pesca in tana. È un misto tra l'agguato e la tana, sì. Diciamo Ma lì da che voi. prima fai l'agguato e poi vai in tana. Ma lì da voi ce n'è ancora tanto di pesce? Sentendo le altre ragazze in giro per l'Italia, diciamo che non siamo una regione dove pesce ce n'è poco. C'è un po' di pesce, no? Proprio a Catania c'è. È difficile, ma c'è, lo vedi, le vedi le cerne, se parliamo di cerne. Anche un attimo, scusa, c'è il cane qua sotto. Sì. Sì. Dicevo, altri pesci li vedi, risaraghi molto grossi, perché hanno come proteggersi, si infilano in un buco, non lo trovi più. Sono belle Quindi corvine, cioè non lo vedi il pesce, cioè non ti ritiri non vedendo pesce. tu tra parentesi sei stato un forte pescatore di cernie. Sì. Senti, il matto, sai, Pier Salvatori, no? Lui ha contato tutti i dentici che ha preso. Mi è venuto in mente adesso, no? Sta cosa qui. E a un certo punto ha fatto una fotografia con un dentice con su le candeline con su scritto 2000. Tu hai una vaga idea, sì, sono le cose del matto. Tu hai una vaga idea di quante cernie hai preso nella tua carriera di pescatore, eh? Allora, io all'inizio, proprio all'inizio, mi segnavo tutto: vento, corrente, temperatura dell'acqua, i pesci che prendevo, dove andavo a pescare. Poi l'ho fatto per un anno, 2 anni, per capire un po', qual era il periodo migliore, dove andare in quel periodo, così per vedere. Poi ho smesso di segnare le cose, segnare i pesci. Comunque, tante, però non ti saprei dire un numero, potrebbe essere esagerato come potrebbe essere. Ho capito. Ma senti, il tabellino che tu ti eri segnato con tutte le tue indicazioni, ti è servito? Mi è servito perché andavo negli stessi posti l'anno dopo e ritrovavo quasi sempre le stesse condizioni. Cioè di pesce, di corrente, era qualcosa che mi dice dove vado ora a pescare, perché da noi la costa è molto ampia, cioè puoi andare in un posto o nell'altro. Dicevo, scelgo questo perché l'anno scorso sono andato lì e ho preso pesci. Magari scelgo un altro posto perché l'anno scorso sono andato lì e ne ho preso poco. E così mi faceva scegliere verso un altro posto di pesca. E tu hai trovato relazione, cioè hai trovato conferma in queste cose qua, nel senso, con un certo tipo di meteo, cioè quindi magari tempo coperto piuttosto che più freddo o più caldo, pioggia sì, pioggia no, mare in scaduta, tu hai avuto delle conferme, cioè questo tabellino che tu hai compilato ti è servito perché effettivamente tenendone conto il pesce lo trovavi? Sì, mi è servito perché mi accorgevo che effettivamente quando c'erano quelle condizioni e il pesce magari stava, anziché stare in 5 metri d'acqua, stava in 20 metri d'acqua. Io scrivevo anche quello dove prendevo il pesce. Cioè, Certo. magari non mi dedicavo i primi metri d'acqua, mi dedicavo un po' più a fondo, Un po' più fondo. incontrando le stesse condizioni.
Di solito quando andavi o quando vai, cosa fai? Utilizzi il gommone o parti da terra? No, adesso parto quasi esclusivamente da terra. Ah, Vado col ok. gommone qualche volta, con amici, però ho venduto tutto. Da noi permette di andare da terra, perché non è che ti devi allontanare. Qui ti allontani 200 metri, già hai fatto tanto, che la frana inizia subito. Capito. E va giù subito, io lì da te non ho mai pescato e non sono mai neanche stato io peraltro lì. Va giù subito profondo fondo? Fondo fondo dipende da cosa intendi tu per Di fondo fondo. cosa Cioè, ti intendi? dico, la frana, ci sono punti, il punto più profondo della frana fa un salto da 18 a 56 e sei a 250 metri dalla costa. Poi Ah, beh, insomma, diciamo. ci sono punti dove è meno ripida la frana, magari parte da 12-13 metri, arriva a 30-32 e poi sabbia, poi sabbia. Beh, comunque non è un posto facile per pescare, eh? Perché già, cioè, No, fai con... Eh no, no. Perché no, già 15 metri è una quota che diciamo per il pescatore di tutti i giorni, del sabato e della domenica, è già impegnativa. E ovviamente dai 13 metri in giù è importante, ecco. certo. Difatti è selettivo pescare nelle zone qua di Catania, è selettivo. E tu, ti può anche capitare di trovare la cernia qui sopra la frana? Magari ci sono particolari condizioni, c'è il termoclino, e allora invece di stare 20 metri, il termoclino, c'è cioè l'acqua più calda e 10 metri d'acqua, la cernia sta su per mangiare, per cacciare. Poi magari se ne scende di nuovo giù, però la trovi sopra. E se riesci, puoi anche sparare. Certo. Se ci riesci. Se ci riesce. Chiaramente, ma tu lì in Sicilia hai girato molto per andare a pescare, nel senso sei andato alle Oglie piuttosto che ai vari banchi, a Talbot, a Scherchi? Allora, dalla Sicilia mi mancano solo i banchi. Ah, Non sono sei volutamente, andato? non sono andato. Ho Perché? pescato tutti i posti, non lo so, non ho sentito la necessità di andare al banco. Ci ho pescato a Lampedusa, a Pantelleria, a Lampione, però ai banchi non sono andato. Proprio non, Ti cioè, l'idea prendeva. di partire presto la mattina, poi stare lì, tornare la sera, non mi passava per la testa. Poi tutta la Sicilia la conosco da cima a fondo, pescato in Diciamo che tutti i posti. è stato il tuo territorio di caccia preferito. Sì, noi abbiamo anche la Calabria vicino, di ogni anno andiamo in Infatti. Calabria. Ma senti, qual è il posto in assoluto in Sicilia dove ti è piaciuto di più pescare? Ma direi tra Mazara e Marsala. Ok. È molto più vasto, non c'è frana, c'è una roccia differente, molto più pesce. Ma qual è il tuo, cioè, della tipologia di pesca che fai tu, che poi vabbè, comunque quando sei ad un certo livello peschi dappertutto perché sai pescare proprio, le batimetriche non sono un problema perché ci arrivi, di conseguenza diciamo che... Però dov'è il posto in cui a te piace più pescare? Cioè il posto, io parlo di morfologia, nel senso franata, massoni, parete... Dove ti piace? Cioè, qual è l'ambiente che a te è più consono, in poche parole? Se io in un anno vado 30 volte a mare, 20 volte vado nel Catanese. Questa è la Ok. proporzione in frana, proprio frana con massoni, conglomerato. Da noi è tutta roccia vulcanica, perciò roccia Certo. nera. Ti piace pescare lì, insomma, a Sì. casa tua? Ma faccio per andare a mare. 10 minuti, tempo che scendo in garage, mi carico l'attrezzatura e già sono al mare. Diciamo Perciò che è abbastanza comodo. vado
Molto spesso vado all'alba, poi rientro in ufficio. Alle 9 già sono in ufficio, perciò figurati. Ah, ti fai l'alba e poi Sono la l'ufficio. mattina. Sì. Perché tu sei uno che preferisce la mattina presto rispetto al tramonto. Senza dubbio, sì. Ah, sei più Non perché fresco. ritengo che c'è più pesce, ma perché mi piace di più. Sono uno che si sveglia presto la mattina, perciò sono più propenso ad andare a mare. C'è meno gente, Vabbè, certo. Ma meno senti una barche, cosa, Giovanni, meno di tutto. tu quando anche facevi, diciamo, le gare piuttosto che pescavi tanto, ti regolavi, cioè ti allenavi molto? E andavo in acqua sistematicamente 3-4 volte la settimana. O sfruttavo la mattina, o sfruttavo il pomeriggio, o mi prendevo giorni di ferie, dipende. Cioè andavo in acqua spesso. Poi quando si approssimavano, eravamo prossimi alle gare, allora aumentavo il ritmo. Cioè sono andato anche una settimana, cioè 7 giorni su 7 in acqua. Ma facevi qualche palestra piuttosto che jogging, bicicletta? No, tu solo No, mare. solo Solo mare. mare. E tu cioè, seguivi anche una sorta di dieta piuttosto che un certo regime di vita, nel senso letto presto, no alcol, no fumo, mangiare in una certa maniera, oppure diciamo che non eri tanto. Non seguivo una dieta specifica, cioè io non fumo, non bevo, perciò no, cioè bevo un bicchierino di vino una volta a pranzo. Però da questo punto di vista sono più un selvaggio, cioè non avevo l'orario per andarmi a coricare, no, se dovevamo fare le 2 di notte, facevo le 2 di notte, Facevi, cioè l'indomani ok. mattina ero già in acqua, non, no. Se mi dovevo coricare prima alle 10, alle 11 mi coricavo prima, ma neanche il giorno prima della gara seguivo. Ah. No, completamente. Andavo anche a letto tardi. Ah, proprio. Non eri uno di quelli che sentiva la gara nel senso a livello emotivo. Sì, la Eri. sentivo, però era più facile viverla andando in giro anziché mettermi nel letto, magari pensavo alla gara in continuazione, invece là mi distoglievo. I pensieri, magari facevo altre cose, ma se l'affrontavo in questo modo. Poi io sono stato sempre una persona abbastanza calma, forse perché ho fatto tanti anni yoga, training, perciò magari questo mi ha aiutato. Riesco a scindere le cose, se il nervosismo quello positivo con il nervosismo quello che ti porta allo sfacelo. Cioè, in pratica in gara ero quasi sempre tranquillo, anche quando dovevi fare il primo tuffo, stavo tranquillo, anche se avevo gente accanto, non me ne fregava Fastidio. Sei uno, niente. senti, sei uno che fa fatica a rompere, io ho sempre questa domanda perché io, per esempio, ho un enorme problema. A rompere il fiato ci metto un sacco, ma veramente tanto. E ho sempre invidiato quelli con cui andavo a pescare, magari in posti un po' profondi, che loro, boom, andavano giù, mi dicevano: no, no, io sono a posto, io dovevo fare la respirazione, capito? Prima, nonostante questo, avevo sempre, mi serviva sempre una mezz'oretta per rompere il fiato. Allora, adesso ti dico che anch'io impiego più di una mezz'oretta. Ah, meno Quando male. ero allenato, ho vinto l'Europeo a Milazzo, ho fatto il primo tuffo a 30 metri, così. Sono sceso in acqua, ho preso 2 boccate d'aria e sono andato Ah, quindi tu non fai, cioè non ho capito se fai fatica o se non fai fatica. giù. Adesso sì, Ah, prima adesso no. sì. Ok. Prima no. Prima no. Lo yoga Prima ti è no. servito? Con lo yoga facevi anche la respirazione pranayama? Ah, Sì, anche. sei stato, diciamo, uno molto moderno per questa tipologia Ma ho di iniziato respirazione. molto presto, ma sai, ho iniziato a fare yoga perché per problemi familiari, Ah. non inerenti al mare. Poi mi è piaciuto, visto che mi è servito anche per il mare, l'ho continuato.
Perché ho iniziato perché ho avuto un lutto in famiglia importante, perciò in quel momento ero un po' scombussolato con la testa. Ci ho detto meglio mi metto in linea e cerco di stare calmo. Perciò ho iniziato questo percorso. Ha dato i suoi buoni frutti. Fai Sì, mi aiutava. ancora? Un Sì, po'. pian piano faccio un po' di training, così tanto per rilassarmi un po', però per il resto no. Ho fatto yoga, sono andato un paio d'anni fa in palestra, che c'era un collega che si era aperto una palestra, ho seguito un po', poi ho visto che lui era alle prime armi, perciò mi sono trovato un po' Sì, male, vabbè, l'ho troppo. fatto per un paio di mesi, Ho capito. niente. Più che altro training. Senti, solo cerne o anche dentici, lecce, ricciole, tonni? Ma ultimamente sto pescando di più all'aspetto, prima pescavo meno, però li prendevo lo stesso, identici, le ricciole, lecce, tutto quello che c'è. Ora magari ci pesco un po' di più. Guarda, io quando facevo gare il fucile più lungo che avevo era, se parliamo di elastici, era il 90. Perciò ho detto tutto, il pesce io dovevo avvicinarlo. Il più possibile, no? Quei tiri lunghi che fanno adesso 7 metri per me erano inconcepibili. Cioè, ad aria, già quando avevo lo stand, mi sembrava di avere una cosa impressionante nelle mani. Un bazooka. Sì, no, no, non riuscivo. Sempre fuciletti nell'ordine 70-80 centimetri ad aria. Ma tra parentesi, tu sei hai iniziato con i fucili ad aria? Poi Sì, li ho sei abbandonati diventato l'arbalesti. molto tardi. Li ho abbandonati molto tardi. Diciamo, Ah. rispetto ad altri, li ho abbandonati molto tardi. Direi che negli anni 90 li ho abbandonati i fucili ad aria. Perché hai fatto il cambio? Sì, una domanda che non mi sono posto, però c'è stato un momento che ho cominciato a usare il 75 d'elastici. Mi è piaciuto. È vero che piegavo, invece mi piegavano le aste, però mi piaceva, sai, sparavo, zip, quel colpetto silenzioso è cominciato a piacere. Ma scusa, di solito cioè 75, 80, così si usano quando c'è l'acqua torbida oppure quando si pesca, diciamo, in tana. Tu invece pesca facendo un certo tipo di pesca, pensavo che tu avessi dei cannoni importanti. No, 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 Cioè, no, fischia. no. Se dico 90 è il fucile più lungo. Cioè, non ho mai amato mai i fucili troppo lunghi. Preferivo farli avvicinare quando pescavo all'aspetto, o avvicinarmi io il più possibile per spararlo. Bisogna essere bravi però per prendere i pesci con un 75 e l'acqua bella pulita, eh. Sì, ok. Guarda, un racconto. Allora, eravamo io e un altro ragazzo che poi è diventato abbastanza bravo, ha fatto anche i campionati italiani. Siamo andati in un posto, dice Giovanni, scendiamo, ho visto qua, dalle una ventina di metri, dice ho visto dei dentici. Dice scendiamo con fucili più lunghi. Certo, va bene. E mi sono portato il sessantino nelle mani. Lui ha fatto due tuffi, aveva il 90. E il dentice non lo prendeva, non si avvicinava. Sono sceso io col sessantino e ho sparato un dentice, non era grosso, un paio di chili, però l'ho sparato col sessantino. Quando sono risalito me ne ha dette, non so quante me ne ha dette. Dice, ma come hai fatto a prenderlo? E gli ho spiegato, non è che devono essere, deve sparare a 50 metri di distanza, devi cercare di farli incuriosire, farli avvicinare. Io cercavo di farli avvicinare il più possibile, nascondendomi meglio, usando alcune accortezze, E quali? Dicele magari quali accortezze? prima funzionava, ma sai, buttavo un po' di sabbia come se fossi un polpo gigante, una seppia, e allora si incuriosiva, mi nascondevo, e immagina col 60 l'ho sparato. Non guarda, non credo di aver conosciuto qualcuno che prende identici con 60. Sì.
L'ho preso diversi. Adesso l'ho conosciuto adesso. Ma adesso volevo chiederti allora, visto che ci siamo, tu hai visto che oggi c'è stata una rivoluzione nei fucili, nel senso che un roller, vela, tre elastici, quattro elastici, cinque elastici, chi ne ha più ne metta, il sottovuoto, tirano tutti delle botte pazzesche. Come vedi questa cosa? In buona parte la penso come prima. Allora, preferisco spararli vicino. Il fucile adesso, più lungo che ha, c'ha due elastici 14 ed è un 105. Poi ho comprato uno di questi sottovuoto perché tanti dicevano: ah, provalo, provalo, provalo. Ho detto: bello, compro uno telefono. Una marca famosa. La prima volta che sono andato a pescare ho sparato quattro pesci, ne ho preso uno. La seconda volta ne ho sparati 10, ne ho presi tre. La terza volta non è arrivato più in mare il fucile, l'ho È abbandonato. nel box. Ah, No, l'ho venduto subito, ecco. Beh, ma oramai immediatamente. beh, certo. Non mi ci trovavo, perciò non era fucile per me, anche se tanti ragazzi con cui vado a mare hanno tutti questi fucili. Io preferisco stare con quei fucili. Sono, diciamo, non sono di nuova generazione i fucili che ho io, sono proprio Quelli. modelli vecchi, proprio, ma vecchi, vecchi. Ma Cambio io gli guarda, elastici e li cambio. beh, Io però. per forza. Però io parto sempre, lo dico sempre in tutti gli incontri che ho, dico sempre che chi è buono a prendere i pesci li prende col manico della scopa e l'elastico delle mutande. E questa è una cosa che non mi leverà mai dalla testa nessuno. La riprova è del racconto che hai detto tu prima quando sei andato col tuo amico, che lui andava con 90, non li ha presi, tu li hai presi con 60, con 70. Cioè, voglio dire, diciamo che è una regola. Se tu trasmetti nervosismo in acqua, cioè il pesce perché non ti viene? Perché sei tu che lo stai dicendo, guarda, sei a portata di tiro, comincia a chiudere l'occhio, comincia a stirarti, il cuore accelera. Io invece sono come se fossi un blocco di ghiaccio, cioè non mi stiro, non chiudo l'occhio, tanto c'ho il 60. Però dopo devi venire, se vieni. Vabbè, di spazio, se no niente. Sono tranquillo. Quindi anche tu sei concorde nel dire che se il pesce sente il tuo nervosismo, se la dà. Più tu sei, diciamo, hai un approccio più tranquillo. Diciamo che anche lui rimane più tranquillo. Sì, ne sono convinto. Cioè, come fa il pesce a capire dove arriva la gittata del tuo fucile? Sei tu che glielo stai dicendo dove arriva la gittata del tuo fucile. Non è lui che lo capisce perché riconosce la scritta 105, 90 o 75. Se tu glielo stai dicendo, avvicina un altro metro che ti sparo, e allora comincia a strizzare gli occhi, il cuore accelera. E queste sono le cose che insospettiscono il pesce, non sono altre Bravo. cose. Ma senti, tu hai, diciamo, quando tu sei all'aspetto, mettiamola così, e vedi il pesce, il pescione, cioè il pesce che arriva bello tosto, emozione zero. Prossimo allo zero. Prossimo allo zero. Cioè, a quel punto si tratta solo di essere il più freddo possibile, in maniera tale da poter avere, diciamo, l'azione di pesca finalizzata alla cattura, cioè quindi viene tutto messo sotto controllo. Certo, ma magari certe volte io vedo nei ragazzi vanno a pescare adesso, siccome magari hanno un'altra finalità non è la cattura del pesce, vedono magari la banconota e allora nello sparare il pesce vedono la banconota e se lo sparo male, se se ne va e ho perso la banconota, io no, non ce l'ho questa. Se lo prendo, lo prendo, se non lo prendo. Infatti, quando mi ritiro senza pesce, non me ne frega accidente niente proprio.
Vado a mare, mi vado a divertire. Se lo prendo, lo prendo, se non lo prendo, niente, non ci fa niente. Certo, ma tu che pescavi anche, come dicevamo prima, a profondità importanti, hai mai sganciato? Ah, sganciavi anche tu? Sì, ho fatto diverse gare, ma magari perché devo usare un ritmo forsennato e allora sganciamo. Sì, mi è capitato spesso. Adesso vanno giù tutti col piombo mobile. Ancora non l'ho provato, ti dico la verità, non ho provato. Non so se proverò. Beh, vabbè, insomma, non è così rilevante, nel senso, se i pesci li pigli lo stesso, sai, il piombo mobile serve perché tu vai giù a delle profondità importanti dove il pesce è lì che ti guarda perché non ha mai visto uno prima di te e gliela molli e ti porti sulla cernia. Ecco, col piombo mobile diciamo che è abbastanza dedicato a prendere questi serranidi. Il resto si prendono, però inizi a avere già delle prestazioni un po' differenti, nel senso quando sei giù, poi dopo giù ci devi stare tanto. Ecco, non è proprio il piombo mobile che in 1 minuto e 50 ti sei concluso l'azione di pesca. E allora, se devo guardarla sotto quest'ottica, ti dico che non lo userò il piombo mobile, No. perché prendere un pesce immobile lì che mi aspetta non mi gratifica. Preferisco prenderne uno più piccolo in 5 metri d'acqua, però che mi fa combattere, che non uno 40 metri che vado giù, pum, sparo e risalgo. No, no. Anche tu sei uno di quelli che bada molto alla tecnica, si divertono. Io ho sentito tutti i grandi pescatori, mi hanno detto: sì, ok, io vado giù anche tanto, prendo il pesce, va bene, però le grandi soddisfazioni le ho avute sempre nella schiuma, cioè comunque nei primi 5 metri, perché lì devi essere proprio bravo per prendere il pesce. Oltretutto, va detto una cosa: che tu e i tuoi colleghi di voglia di pesce ve ne siete stralevata. Quindi adesso deve essere un divertimento, una sfida con voi stessi per poter far vedere quanto sei ancora più bravo del pesce. Magari una soddisfazione personale, Eh certo. non solo nella cattura del pesce, nello stare in acqua, cioè Sì. proprio stare in acqua e riuscire a scendere, poi se viene il pesce viene, però stare in acqua a volte ti dà più soddisfazione di catturare un pesce, comunque esso sia, almeno per me, poi gli altri vedranno magari. Abbastanza per tutti, ma lo mangi volentieri tu il pesce? Sì. Mangio quasi esclusivamente quello che pesco io. Ah. Cioè, forse tu sei andata mai a comprare pesce, Dani? No. Mia moglie dice no. Cioè, mangiamo, perché anche lei lo mangia, quasi esclusivamente quello che prendo io. Cioè, se non prendo pesce, non mangiamo. Ok, vai, mangi il pollo, insomma. Sì. Vabbè, poi va bene, il gambero lo devi comprare, però, voglio dire, pesce, I parliamo di gamberi di pesce. Mazara sono famosissimi, li mangi spesso? Ma compriamo, qui anche abbiamo un gambero ottimo, che lo Ottimo. usano nella spiaggia, molto buono. Non è quello di Mazara, ma è ottimo Sempre anche. buono, tanto guarda, io non saprei la differenza. Se me li metti davanti uno e Dalla l'altro. colorazione, lo vedi dalla colorazione, magari è più chiaro, è più rossiccio, è più grosso, più piccolo, ce ne sono diversi tipi comunque. A proposito di mogli, comunque volevo salutare tua moglie perché è stata anche il tuo barcaiolo. Sì, lei, Dani. No, vabbè, era anche per dire, cioè così è, perché ultimamente, allora lui, l'ultima volta cioè la settimana scorsa, eccoci, Ciao. ciao, grazie intanto per aver messo a posto il collegamento e poi comunque le congratulazioni erano perché hai fatto da barcaiolo spesso a tuo marito e questa è una cosa peraltro diffusa perché... A te che me l'ha fatto per tanto tempo anche mia moglie, ma che ho intervistato Paolo Capucciati, che anche lui, sua moglie, gli ha fatto tanto da barcaiola, quindi è una cosa abbastanza Solo diffusa. che lei è campione d'Italia anche insieme Eh sì, lo so. a me, le altre no. Le altre no, è vero, avete il primato. Com'è fare da barcaiolo al marito? Uno che si incazza se non capisci in fretta? Stressante, molto stressante.
Stressante per le ore che si sta sull'imbarcazione, stressante perché si prendono, detto alla siciliana, cazziate Una di quelle dietro l'altra. incredibili quando si sbaglia. Poi io non scendo, quindi tutto quello che faceva per me un orgoglio lo faceva mio marito e basta. Perché ci sono pescatori subacquei che mandano giù gli altri e quindi dividono anche la stanchezza, Certo. mentre tutto quello che è riuscito a fare è stato solo frutto di mio marito. E quindi per me è un orgoglio in più rispetto a tanti altri pescatori. Beh, insomma, comunque è bello, eh? Campioni italiani, non so se mi spiego. Sì, Un bel una primato. soddisfazione. Un bel primato, E tu sicuro. pensa che mi sono presa anche la cazziata che lui mi ha detto un giorno: non vincerò mai un campionato con te sull'imbarcazione. Ha avuto la risposta che l'ha vinto. Sì, è vero, l'avevo letta questa cosa. Sì, L'avevo la letta. soddisfazione era anche quella di prendere in giro gli altri subacquei da parte mia, perché nessuno pensava che io potessi prendere i segnali Ah. e quindi ero brava a Ah, prendere i snobbavano. segnali e quindi mi snobbavano. Una donna sull'imbarcazione, invece lui aveva questo con me, che io gli prendevo i segnali e poi lo portavo nel segnale. Perché non c'era il GPS, no? No, no, ai tempi queste cose, tra l'altro, se non ricordo male, erano anche vietate Ah, sull'imbarcazione. quindi Quindi mira a ai terra. nostri tempi, sì. Mira a Il terra. Loran, sì, però i segnali erano anche perfetti. Sei stata Sì. Grazie, bravissima allora. grazie. Sei stata Poi no, bravissima. non parlavamo comunque. Io andavo a gesti per Ah. evitare di togliermi il tubo dalla bocca. Quando volevo un fucile, avevamo, sai come fanno a volte in TV, fanno l'intesa vincente, sai, non so, Certo. questi programmi. Però già si capiscono, si studiano prima e poi lo mettono in atto quando eravamo in acqua. Io non le dicevo mai passami il 90, gli facevo un gesto con la mano e lei mi passava il 90. Okay? Io usavo tre fucili, 60, 75 e 90, come ti ho detto, non ne usavo altri. Perciò avevo uno, due o tre e andavo. Mi dai l'uno, il due o il tre, basta. Comunque Ah. c'erano dei gesti Sì, per anche noi. quando prendeva gronchi grossi, queste cose, lui sapeva che li doveva uccidere, me li doveva dare morti stecchiti. Quindi mentre risaliva sapeva che li doveva direttamente stecchire proprio. Insomma, sei stata veramente un socio di pesca fantastico. Eh sì, ma non solo per le gare. L'ho seguito per 20 anni, poi ho detto basta, non ce la faccio più. Basta. Senti, ma tu non hai mai avuto preoccupazione di quando lui andava giù? No. Allora, se io lo seguivo, i miei occhi erano sempre a guardare a lui. Ho litigato con tante barche, ho litigato con tante persone, però questo mi ha stancato, il fatto che stavo sempre guardando lui. E quindi poi non ce l'ho fatta più, l'età va avanti, tu dici basta, non sei più una ragazza e quindi dici basta. La paura che possa succedere qualcosa c'è sempre, sempre. Quindi, poi tra l'altro lui è stato anche male, io non ero in acqua con lui, ma comunque le ho vissute queste vicende di stare male. E lo scherzetto che ti ho fatto Non mi ricordo. una volta. Allora, io ho Tra i tanti ho fatto. perso il conto. Ah, ecco, ora Ho sto fatto, allora, ricordando. cioè, mi sono tuffato, ho fatto un tuffo, primo tuffo. Sarò stato in acqua, sott'acqua un minuto in 15, così. Secondo tuffo ho fatto 2 minuti e passa. E E lei già io mi aveva dato per sì, perché ho dispersa. detto non può essere il secondo tuffo, così ho detto è morto. E lui queste cose che io ero sull'imbarcazione non li capiva, che io stavo in ansia. Difatti oggi soffro di ansia. Ah, ecco, non vai a fare yoga anche tu? No, io yoga non ne faccio, a me con l'ansia che ho non ci può, né lo Neanche yoga, né le lo medicine. yoga.
No, no, niente. Lui fa yoga e si addormenta anche. Lui è rilassato a vita, dico io. Ma senti, allora, visto che ci siamo, raccontami un po' di quando hai avuto l'incidente, perché io tengo sempre a queste cose proprio per questo motivo qui, cioè i giovani e magari anche non i giovani, insomma, prestano più attenzione alle vostre parole che non a quelle che si possono leggere sui giornali o sui libri, ecco. O alle Va lettere. bene, io vi saluto, ti saluto. Ciao Daniela, grazie, Ciao, grazie. Ciao. mi sposto di postazione. Vai. Allora, se ti devo dire l'incidente, il ritorno, mi riallaccio al discorso di poco fa, che io sono sempre stato un po' selvaggio. Allora, la sera prima dell'incidente, insieme ad amici, ci eravamo bevuti un po' di birre, avevamo fatto un po' Festa. festa. E domani siamo andati a pescare. Ed ero in Calabria. Vado a pescare in Calabria. Con questi amici abbiamo trovato l'acqua buona, bella. E stavamo prendendo un bel po' di pesce. Io avevo preso un bel po' di pesce. Però pescando forsennato, proprio salivo e scendevo in continuazione. E diciamo che il fondale era intorno sempre ai 30 metri, una cosa del genere, poco più, poco meno, senza sganciare, senza niente, sale e scende in continuazione. Vabbè, questa la ennesima cernia che avevo sparato, la stavo lavorando, e quando sono risalito in un tuffo, lo sentivo che c'era qualcosa di strano in me. E vicino a me, vicino a una ventina di metri da me, c'era un altro ragazzo che eravamo andati insieme. L'ho chiamato perché ero cosciente, no? L'ho chiamato, lui appena si è avvicinato mi ha detto che hai avuto una singole. Ho detto no, sono risalito con le mie gambe, tranquillo. C'è qualcosa nella bocca, mi vedeva un po' strano, un po' di... come si dice, di schiuma. Dice meglio che ce ne andiamo e ce ne siamo andati, siamo tornati indietro, siamo tornati indietro, in pratica avevo preso il taravano, siamo tornati indietro, arrivato a terra, diciamo ero stanco, però potevo addossare la stanchezza anche alla Certo. pescata notevole, la serata fatta così. Però quando mi sono ritirato a casa, perché eravamo in vacanza, c'era anche mia moglie, lei mi ha guardato e mi ha detto, dice, tu non stai bene. E siamo andati da Malpieri, a Latina. Siamo partiti da... Massimo Malpieri, che ricordiamo è stato un medico molto amico di tutti, ma molto famoso e molto competente nell'ambiente della subacquea, perché si è occupato di medicina iperbarica per tutta la sua vita. Purtroppo se n'è andato un paio d'anni fa. Che è stato il pioniere in questo tipo di incidente. Siamo andati lì, gli ho raccontato perché ero cosciente, però ero stanco. Gli ho raccontato cos'era successo e lui mi ha detto: dice, comincia a fare, vai in camera iperbarica e la prima, tamponiamo intanto un pochettino questa tua stanchezza. Poi mi ha prescritto una serie di sedute. Quando sono rientrato poi a Catania ho fatto una decina di sedute in camera iperbarica. Diciamo, ne sono uscito. Ma scusa una cosa, quando ti è successo l'incidente, che Sì. anni erano? Più o meno, nel senso, eravate già, cioè eri già dotato di computer, si sapeva la faccenda che facendo Singer su e giù, su e giù, su e giù, poteva essere pericoloso per i tempi di recupero, o Diciamo ancora, che c'erano diciamo, stati po sono... pochissimi casi. C'era stato un caso in Spagna. Sì, Spagna, sì. Forse anche... Una mengual, No, no, non era Mengual, era un altro... Sembra si chiamasse Ferreras o qualcosa del genere.
Era uno che pescava con il maialino. Ah, beh, vabbè, ho capito. Poi era forse lo stesso anno che è successo a Bazzarri. Ah, No, ok. no, quegli anni. Lorenzo, sì, ce l'ha raccontato. Ce l'ha Forse raccontato, quello sì. stesso anno. Lorenzo se l'è vista brutta, eh? Sì. E anche Bardi, vero? C'era anche Bardi. L'anno Può darsi. dopo, insieme al Fosso. Ma tra parentesi, senti, voi in Sicilia vi vedete? Non che la Sicilia sia piccola, però intendo dire con Molteni, Lobaido, Riolo, ogni tanto vi fate una pescata assieme? No, No. Beh, siete tutti spostati, cioè siete tutti lontani oltretutto, no. Allora, io sono un sedentario, pesco nel mio eh. mare, non mi sposto facilmente. Se mi sposto è perché vado in vacanza in un altro posto e allora sono lì e sono stanziale. Se no, che mi parto da Catania per andare a Palermo, andare a Trapani, no, non esiste. Non esiste. Anch'io sono stanziale, ma per andare a pescare mi devo spostare per forza, perché qui Ah, certo, da Milano. Milano il mare purtroppo non c'è. Allora, senti, io volevo chiudere con un episodio che tu mi hai ricordato, che tu mi hai raccontato, molto divertente, che riguarda Jordan Ernst, che aveva delle abitudini particolari, perché racconta tu l'episodio, perché insomma è abbastanza significativo. Sì, eravamo in una gara a Lussi in Piccolo, ex Dove fa Jugoslavia. freddo, Sì, faceva freddo ed era periodo di Natale. E la gara si svolgeva, eravamo in coppia, poi ci mettevano tutti su una barca, una grande barca, direi quasi un piroscafo. Eravamo 70-80 persone in quella barca, poi si scendeva e si buttava nello stesso posto, tutti si assieme. portavano tutti insieme. E nel tragitto, perché a volte il tragitto dipende da qual era il posto che avevano deciso dove si svolgeva la gara, passava un'ora e mezza. E tu nel frattempo parli con gli altri subacquei, no? E noi ci eravamo portati, io e l'altro amico mio che facevamo la gara, ci eravamo portati un termos con del tè. A un certo punto eravamo vicini alla coppia inglese e loro hanno visto che avevamo il termos nelle mani e ci ha chiesto se era whisky, perché loro stavano bevendo grappa di mattina e noi avevamo il tè, perciò. Cioè, volevamo ridere, però allo stesso tempo Ogni pensavamo a tanto, abitudini diverse, dai. ognuno si scalda con quello che può. Loro avevano il whisky o il brandy e voi il tè. È vero. E com'è andata poi la gara? Magari abbiamo fatto 20esimi, mi sembra. Forse era la mia prima gara, avevo 19 anni. 20esimi credo che abbiamo fatto su E 70 gli inglesi? squadre. Dopo di noi, sicuramente. Sono già partiti i ciuchi. Ma È no, per liquare, proprio è andata male per andata male. Beh, non è che noi ricordiamo degli inglesi famosi nel panorama mondiale per la pesca subacquea, noi. eh? Cioè, No, no, non ce perlomeno. l'hanno, come cultura non ce l'hanno. Vanno a mare, ma Assurdo. non ce l'hanno. No, poi oltretutto da loro penso che si possa pescare anche bene, perché comunque di pesce ce n'è. Pescare non è facile sicuramente per le correnti forti e la torbidità dell'acqua. Oltretutto in Inghilterra, cioè in Gran Bretagna, quando ci sono i fenomeni di risacca, di marea sono importanti, quindi rischi di trovarti fuori un miglio nell'arco di 10 secondi. Ah, Non è bene. facile. Va bene. Senti, io ti ringrazio, abbiamo fatto questo salto in Sicilia, a Catania, abbiamo conosciuto te che sei un gran pescatore, speriamo che tu vada a pescare ancora presto perché così tua moglie mangia il pesce e tu Ancora anche. ce l'hai nel frigorifero, c'è. Anche Ah se perché quando vai ne prendi abbastanza per riempire il freezer per tutto l'inverno.
Facciamo finta che ne mangio di meno, dai, mangio poco, diciamo così, dai. Va bene. Senti, allora io ti ringrazio, ringrazio anche tua moglie per la sua testimonianza, che pensa, le prime due interviste che ho fatto, ci sono sempre state le mogli, è stato bello perché di solito non sappiamo mai il punto di vista loro e quindi è stato molto piacevole. Quindi grazie a tutte e due, ok? Grazie Grazie e buon mare, alla prossima. Ciao. anche a te, dai. Grazie, altrettanto a te, ci vediamo presto. Io comunque vengo a Milano perché ho una figlia che vive lì. Ah, ma va? No, Stai registrando? no, sì. Vabbè, comunque non è una... Mia figlia lavora a Milano. Le prime volte che venivo a Milano, dopo 2 giorni che stavo a casa sua, dicevo, devo andare a vedere il mare. E mi portava in Aviglie, vedevo le pantegane. Al limite doveva portarti all'idroscalo, dai, ma in Navigli no, è vero che un po' No, d'acqua poi. vabbè, Aviglie poi per mangiare, però ti voglio dire, almeno vedevo un corso d'acqua. Certo, allora ti aspetto a Milano. Ora si è trasferita a Bergamo, comunque bene, poi Dai, alla prossima. Ciao. ciao, grazie di Ciao tutto. a te Ciao, ciao, ciao. e ciao. Mi saluti anche da mia moglie. Ciao.